Signore, e difesa della mia vita, di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cercherò, non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore, se la rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Sì, spera nel Signore. Dedicare questa piazza ad un santo che sia nelle parole, sia nelle azioni, è stato un grande. Io stasera voglio ringraziare Padre Pietro Antonio per questa opportunità. Voglio ringraziarlo per il pensiero che ha avuto per questo santo. Stasera porto i saluti del sindaco che lavora per dedicare poi più tempo per le festività di San Cataldo. Devo ringraziare Padre Pietro Antonio per l'organizzazione del mese cataldiano, che fino ad oggi è stato, direi, splendido. E penso che fino al 31 sarà qualcosa di eccezionale. Mi corre l'obbligo dire che abbiamo un sindaco che ci sta sempre accanto, un sindaco che ci supporta in tutte le decisioni, e una chiesa, un parroco che veramente in questo anno ci hanno, anche con qualche mugugno ogni tanto, ma ci ha veramente onorato con le sue idee e con i suoi pensieri. Ed effettivamente questo mese cataldiano è un risultato splendido. Con questo vorrei ringraziare i cittadini caglianesi per la loro costanza e presenza, e dire loro che c'è un comitato che sta girando per le vie cittadine, che lavora per loro, che c'è un'amministrazione che è al loro fianco, che c'è un parroco che è al loro fianco, e hanno bisogno di supporto e conforto. Grazie a tutti e buon divertimento. Tutti abbiamo avuto modo di conoscere, almeno dagli schermi televisivi, Giovanni Paolo II, e credo che per molti dei presenti corrisponde con il Papa della loro vita. E anche quando non corrisponde con il Papa della loro vita, possiamo dire che corrisponde con il Papa che più ha inciso nella nostra vita, non fosse altro che per la lunghezza del suo pontificato. Stasera dedichiamo questo largo a San Giovanni Paolo II, perché vogliamo raccogliere da lui un messaggio importante, ed è il messaggio del coraggio. San Giovanni Paolo II ha avuto tante qualità e ha segnato la storia in tanti modi, però ritengo che il solco più grande è quello del coraggio. Innanzitutto coraggio di andare controcorrente. Non c'è coraggio quando uno cammina nella direzione dove camminano tutti, quello non è coraggio, quello è essere pecore. Giovanni Paolo II è stato capace di camminare controcorrente nella sua Polonia e nel mondo intero. Coraggio di andare controcorrente, ma non controcorrente per seminare zizzania, no controcorrente perché si hanno idee particolari o geniali,
controcorrente per cercare il bene. Giovanni Paolo II è il santo del coraggio perché ha avuto il coraggio di dire la verità sempre, anche quando disturba. E più volte lo abbiamo ascoltato dalla finestra del Palazzo Apostolico ripetere parole di grande verità nei confronti della guerra e nei confronti dei valori essenziali dell'umanità, parlando ai giovani. Coraggio di andare controcorrente, coraggio di dire la verità. Giovanni Paolo II ha avuto il coraggio di essere se stesso. E il coraggio di essere se stesso è una cosa seria, perché noi con troppa facilità diventiamo quello che sono gli altri e diventiamo quello che gli altri ci vogliono. Giovanni Paolo II è stato se stesso fino alla fine, anche malato, deformato, è stato se stesso fino alla fine. E ricordati che tu non sei grande quando imiti il vicino, l'amico, il compagno, la cognata, il politico, il cantante, il musicista. Tu sei grande quando sei te stesso, buono o cattivo che sei, alto o basso che sei. Tu sei grande quando sei te stesso. Giovanni Paolo II, uomo del coraggio nell'andare controcorrente, uomo del coraggio nel dire la verità, uomo del coraggio nell'essere se stesso. Giovanni Paolo II, uomo del coraggio nel non nascondere la fragilità. Io vorrei che questo largo, questo spiazzo dedicato a San Giovanni Paolo II, che vuole essere il primo tassello nella nostra città, non possiamo limitarci a questo per questo santo, dobbiamo pensare altro. Questo vuole essere il primo tassello. Dia anche a questa città il coraggio della fragilità. E mi riferisco a una cosa, cari, io dico cari fratelli e sorelle, perché è questo il mio ruolo. Quando c'è una fragilità che si può chiamare malattia, che si può chiamare alcolismo, che si può chiamare droga, non la nascondete. Se la nascondete, morite. Non è una vergogna dire che hai un male. Non è una vergogna dire che stai male. Non aspettare che questa cosa diventi più grande di te e non ti si possa dare aiuto. Giovanni Paolo II è uomo del coraggio della propria fragilità. Thank you.